Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio davvero parlarvi di una cosa meravigliosa che forse non tutti sanno, riguarda proprio la settimana numero 9 di Fortnite. Forse ragazzi non lo sapete, ma anche per questa settimana c'è la possibilità di ottenere uno stendardo segretissimo per sempre nel nostro account. Ve lo ricordate ragazzi, la scorsa settimana, tu si è stretto di prepotenza al gioco, la scorsa settimana ragazzi avevamo lo stendardo segreto a Tempio Tomato. Sopra al candelabro, quelli proprio in basso, potevamo recuperare uno stendardo a parer mio molto molto carino, che è appunto quello del tomato. Ma questa settimana ragazzi lo stendardo è davvero molto molto interessante, anche perché, intanto facciamolo, che cosa sta succedendo? C'è sempre il sacco i problemi. Ok, ci siamo. Anche perché ragazzi questa settimana invece lo stendardo è davvero interessantissimo e ovviamente ragazzi non poteva non riguardare la cosa più calda del momento. Vediamo lì a destra ragazzi il cubo che continua imperterrito ad andarsene in giro per la mappa e a lasciare rune come se non ci fosse un domani. Ma ragazzi, dobbiamo andare vicino a questo ponte. State vedendo dove sono ragazzi? Eccolo qua il ponte che vi sto indicando. Dobbiamo recuperare un pochettino di legna ragazzi, perché c'è da fare una piccola scala. Intanto mi raccomando, un bel pollicione in su ragazzi, se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questo video, iscrivetevi in tantissimi al canale. Dai, mi raccomando ragazzi. Attenzione ragazzi, un pelino di legna, niente di esagerato. Facciamo la scala qui. Guardalo lì, guardalo lì. Aspetta che non c'ho abbastanza scala. Aspetta che non c'ho abbastanza. Porca di qua, porca di qua, porca. Dammi la legna, dammi la legna. Gazzolina, gazzolina. Aspetta un attimo. È lì, è lì, è lì. Attenzione. Guardalo. Devo fargli la fotina per la miniatura. Aspetta, già che ci sono. Prot. Ma che meraviglia è, ragazzi. Ma che meraviglia è. Come vedete, ragazzi, incredibile. Il nostro nuovissimo stendardo Prot che ci andiamo a prendere, ragazzi, andava appunto a riprendere il cubazzo. Direi, ragazzi, di approfittarne e di andare a vederlo. Intanto io non l'avrei mai fatto, ma visto che è uno stendardo nuovo lo facciamo. Facciamo che cambio lo stendardo solo per la prossima partita. Io adoro il mio stendardo a forma di serpente. Un momento solo, anche perché ragazzi sono molto molto curioso di vedere insieme a voi la runa numero 4 rilasciata dal cubazzo. Come vedete, tra l'altro, se non ricordo male, la runa numero 4. Dai, ma perché quando devi ammazzare? Oh, muoio sempre in tutti i modi, in tutte le salse. Quando devi ammazzarti, porca miseria, non ce la si fa mai. Forza. Ok, perfetto, 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 perfetto. Andiamo a vedere, ragazzi, questo nuovissimo stendardo ottenuto. Con questo stendardo ottenuto, intanto chiudiamo le sfide della settimana numero 9, ragazzi. Andiamo un po' a vedere. Intanto c'è qualcosa di nuovo. Che cos'è? Perché mi ha dato la... Ma no, ma mi ha dato, ragazzi, la schermata di caricamento della settimana numero 10. E anche quella della settimana numero 9. GG, come al solito, ragazzi, non demordono quelli di Epic Games. Fatemi vedere lo stendardo nuovo. Guardalo. Guardalo qua, guardalo qua. Prot. Stendardo nuovissimo, lo vedete là in alto, ragazzi. Andiamo a dare un'occhiata, allora, solo per pochi secondi,
alla nuovissima runa stampata. Standardo molto interessante, particolare, sicuramente un bellissimo ricordo della Season 5 per chi continuerà a giocare a Fortnite. Tra l'altro, ragazzi, oggi hanno fatto anche l'update, c'è un nuovo update di pochi mega, 82 mega sul PC, e sembra che abbiano finalmente risolto i problemi di lag, ragazzi. Non, almeno per quello che mi riguarda, visto che io stesso laggavo a schifo, non mi sta più laggando, ragazzi, quindi molto bene, molto bene. Diamo un'occhiata, il cubo è lì alla nostra sinistra e ci sono le tre rune stampate, mentre la quarta ancora non si vede. Andiamo un attimo giù dal cubo, ragazzi, alla peggio ce l'andiamo a guardare con il drone libero. Dovrebbe averla già stampata però in teoria la runa. Una, due, tre. Andiamo a dargli un'occhiatina. Tanto Gigi. Oh, a me ragazzi. No, non l'ha ancora stampata. A me ragazzi, personalmente, se Epic Games decide ogni settimana di regalarci uno stendardo, mi fa un sacco piacere. Cioè, preferisco alla grande che mi regalano uno stendardo piuttosto che mi regalano la stellina segreta da 10 stelline del post battaglia. Cioè, che me ne frega relativamente. C'è un'altra bella fottina intanto con il... No, la facciamo poi quando andiamo. Usciamo un attimo dalla partita, andiamoci con il drone libero, guardiamo se ha stampato la runa e andiamo a vederla insieme in anteprima, ragazzi. Carriera, replay, replay. Attenzione che andiamo. Tra l'altro, ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi di guardare il mio video domani mattina, perché Instant Gaming ha creato un giveaway apposta per me, ragazzi, che potete utilizzare voi per ottenere qualsiasi gioco vogliate. Avete la possibilità di vincere un qualsiasi videogioco online. Andiamo un attimo, ragazzi, a vedere. Drone libero, caricherò il video domani. Vediamo se si vede la runa. Vediamo se si vede la runa, attenzione. Andiamo dentro così. Allora, qua no. Aspetta. Sta stampando. Eccola. Non è facile. Eccola, ragazzi. Vediamo se assomiglia a quella che abbiamo nello stendardo. No, non gli assomiglia, ma eccola qua, ragazzi. La runa numero 4, ragazzi, incredibile. C'era anche, ragazzi, una teoria molto interessante che un ragazzo mi ha scritto nei commenti. Abbiamo visto, ragazzi, come uno sviluppatore di Epic Games abbia twittato Rip Tilted Tower e nei file di gioco sono state recuperate delle immagini che riguardano il Loot Lake molto molto particolare. Sembrerebbe, ragazzi, che una teoria potrebbe essere sette rune stampate, così come la parola vulcano. Sette lettere anche per la parola vulcano. Abbiamo visto che apparirà, sembrerebbe, un vulcano a Loot Lake che o lo ghiaccerà o lo riempirà di lava. Comunque qualcosa farà e noi, ragazzi, non vediamo l'ora, anche perché oramai non manca tantissimo all'arrivo della season numero 6. Ci sarà veramente tanto, tanto, tanto da vedere anche in questa nuovissima season, ma io sinceramente non mi voglio perdere il finale della season numero 5, perché inserire un cubo a metà season è una roba allucinante. Vediamo che effetti avrà su tutta la mappa, sui personaggi e forse anche su noi stessi. Ma per adesso io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!